Ecco Udinese Monza. Io giocherò nell'Udinese forse per la prima volta. Cioè, la prima volta in cui sta fatto. No. Robertino. Mamma mia, però. Guarda, dal mente della noia mi avete fatto scordare la partita. Questo più interessante è che la facciamo con le maglie. Udinese Monza. Monzale. Monzale, Monzale, Monzale. E' andato sotto. Non è mai, ma tra l'altro la telecamera non fa niente. Al dilettante stavo prima. Infatti hanno segnato. Beto, De Lofeu. Ma che modulo è? Boh. No, di non gioca il mio idolo. Non può non giocare. Nestorowski. Wow, l'ex Palermo giocava qua. Lo metto al posto di Arslan e al posto di Soppi che non lo conosco, poi ci metto Samardžić, Lazar e Bosè, lo metto in panchina al posto di questo. Ma comunque c'è Nestorowski, non lo so, almeno non li so tra questi. Comunque non c'è Molina là, mi sa di no. Vai, ma dato quasi se n'era andato, se non mi sbaglio, non c'è Perez, Silvestri, vabbè, tutto. Tranne una era che non ha i sensi per segnare l'Augusto, non è da giocare. No, sono idiota, sono idiota, sono idiota. Vabbè, comunque sappiamo le formazioni, ci mettiamo 3 secondi. Allora, abbiamo messo al posto di Wallace, allora il mio idolo dell'Udinese Lovric, e il mio secondo idolo Lazar Samardžić, al posto di Soppi che non lo conoscevo, e abbiamo lasciato così. Magari non mi ricordo se abbiamo messo qualcuno al San Siro, a panchina, ma vabbè. Comunque là ha detto stadio tipo Milano, cosa del genere. Che gol! Ma noi facciamo finta che venga lo stadio di Udinese, se non mi ricordo il nome. Tira, bravo. Stoppala, non la devi stoppare. Bam! Oh, ha rotto pure il coso là. Mamma mia, sto facendo un sacco di cose. Finiamo lo sto gioco. Vabbè. Questo è l'ultimo! È un po' alto, ma vabbè. Ah, l'ultimo ancora. Questo è l'ultimo. E un altro! Vabbè. Mi sa che ha avuto D. Vabbè. Buono comunque per me. Pare che il mio record è C là. Ma non importa. Lele Adani, non è Daniele, vabbè, pare che si faccia chiamare Lele però. Udinese e Monza. Io non so neanche come ha detto Udinese, vabbè. Comunque qua il Monza era appena andato, era in Serie B ed è appena tornato in Serie A. Cioè quest'anno sta in Serie A, c'è l'Udinese, c'è il Monza su FIFA 24. Questo è l'anno che è tornato in Serie A, quindi dovrebbe essere abbastanza facile perché Udinese stava già in Serie A. Gol, avete visto Beto? Beto! 2-0 dell'Udinese all'Olimpico. Cioè 1-0 dell'Udinese qua allo stadio di Udinese, non mi ricordo il nome, non poteva sbagliare. Cranio, ci ha provato, però, ci ha provato ma non ce la poteva fare, via. Ce l'ho travangolato. Non mi ricordo una volta Papi che sbaglia un pallone nel Manchester City a porta vuota. La parola portiere. Mannaggia. L'ennesima diagonale. Quello stiamo a 10 minuti. Vabbè, no, io non so poi diagonale in che modo l'ha detto questo. Che rinvio. Ehi, mamma mia. Sull'assist di quel giocatore e prima il portiere, mamma mia, non ci credo. De Lofeu ha segnato, è impossibile qua. Poi che l'Udinese vinca 2-0 con il Monza, mi sa che ho fatto male. Ho già giocato nelle squadre più sfavorite, cioè meno favorite, più sfavorite, come volete dire, tanto giocavano entrambe in casa. Vabbè, vi avevo detto che la finivamo sabato, stasera, ma se ci faccio più tempo faccio pure la prossima partita. Simula, dove si simula? Dove si simula? Dove si simula? Quello è solo carriera.
Dai, apro! Ci siamo al primo tempo e siamo 3-0. Cioè, non è passata manco mezz'ora. No, aia. C'è 17 minuti e 3-0. E che vi salti a 10-0? Ricordiamoci che sono dilettante. No, vabbè, ma sono troppo scarso sto Monza. Capito che è tornato dalla Serie B, ma non è manco troppo scarso. Anzi, oggi è forte, è di media classifica il Monza. Secondo me sta giocando per le prime 8 per saltare i turni di Coppa Italia per partire. Non posso dire, non si è mai visto 4-0 nel primo tempo. Cioè, da vedere come si può vedere con Inter Pergolettese, Inter Lucchese, Inter Avellino. Ma non per esempio in Derivessab, in Del Sorrento, ne so, Pisa. Date più, si può vedere, però pensa che Vestabia e Sorrento è difficile, che subiscono poi gol, un'ottima difesa. C'è 4-0, eia. Riposatevi bene! Monza a casa! Mamma mia, questa sbagliata a porta vuota! No, perché era 5-0, cioè mi sa che dovevo cercare su YouTube come simulare una partita. Mi guardavo un video e indovinavo e mettevo un like, mi iscrivevo al canale se non mi ero già iscritto e lo dicevo su YouTube, se lo dicevo in questo video chi era. Mi sto divertendo, troppo facile, sto divertendo poco. Voglio buttarmi fuori, fammi qualcosa. A me non piace giocare, invece la situazione si fa più interessante. Che poi penso già 4-0, è quasi impossibile una partita finisca 4-4, non si è mai quasi mai visto. L'ho toccato con il braccio! Ho questo scarso. Queste palle vanno sfruttate meglio, vanno sfruttate perfettamente, che è meglio. Peccato. Devo fare, ho avuto un'ottima idea a passarla, però. Contrasto deciso e efficace. Con chi gioca Napoli la prossima giornata? Maronna, no, Milan-Napoli. Ragazzi, io tifo Napoli, non posso tradire il Napoli. Quindi la prossima giornata devo giocare Milan contro Napoli, 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 Napoli. No, raga, Milan mi fa paura. Al San Siro giochiamo contro il Milan. Mamma mia, ragazzi, è troppo San Siro Milan, ma cosa è là? Prendi la con le mani, come si prendeva con le mani? Spingila! Guarda Silvestri. Però l'ha passata al Monza. Vabbè. Cioè, ma che ha dato 0 minuti di recupero? Non ho detto 0, ragazzi! Vabbè. Ancora sto facendo sti versi. Vabbè, ragazzi, cosa finisce adesso? E dopo faccio Milano-Napoli. E gioco nella mia squadra del cuore, che è di un azzurro colore. Che bello è! Madonna mia, dovevo passare, vabbè. Quando esco di casa per andare allo stadio e ti farei azzurri. Oh, ieri mi sta per far sta subitata. Che quando esco di casa per andare allo stadio e per andare a vedere sto gol del Napoli. Invece cantiamo i cori dell'Udinese, inventati da me. Vinci per noi, sei forte Udinese. Vinci. Grande cuore bianco nero. Per chi non se ne è accorto, sto cantando l'inno dell'Udinese modificando delle parole. E vada come vada,
Per ora sarete i nostri eroi e torneremo a casa perché abbiamo vinto ancora e siamo tutti uniti. Aspettate, ok, siamo tutti uniti, noi ora vinceremo. Godo per il gioco. E non vi deluderemo, Udinese nella storia, vinci per noi. Un'emozione forte, bianco nero questa partita. C'è poi la notte magica, l'Europa è una partita. Vabbè, ti piace. Un'Europa è una partita. Mi vado, come aspettate? Saremo, vabbè, allora, e torneremo a casa raccontando anche voi. Mano! Oh, ma questo non la rispetta le mani, non le mani, l'ho visto io. E torneremo a casa, tre punti sono per noi. E noi, a noi piacerà che l'Udinese vincerà. Vincete per noi. Magica Udinese, vince per noi, grande cuore bianco nero, vinci per noi. Avevo detto questo. Magica Udinese, vinci per noi, grande cuore bianco nero. Buttala fuori. No, buttala fuori, vai a fare sostituzioni. Ecco qua. E vada come vada, vinceremo qui. Uè, sto giocando malissimo e sono seduto. Avete visto? Sto seduto, devo stare all'impiedi, se no non gioco bene. Vabbè, sto all'impiedi e la smetto di cantare perché sto portando sfiga al posto di portare fortuna. Poi l'inno delle squadre si sente a inizio partita, non si sente a metà partita. Godo, troppo rigoroso. Buttalo fuori io. Vabbè. Uai, pensavo che ha ammonito il giocatore Udinese perché mi ero confuso. No, che tirato in porta mi sa. Che gol! Di ma che gol! È appena entrato! Fa 5-0! Chiuso la partita, raga, l'ho chiusa! Non esultato! Ma ho il solito fatto che dopo dobbiamo vedere se questo ha mai giocato nel Monza! Cioè tu hai tutti i tifosi del Monza e siamo a Udine! Vabbè, non poteva sbagliare, teneva la porta spalancata! Spalancata no, ma quasi aperta, perché il portiere non era uscito. Io non se l'aspettavo quel pallone dell'Udinese, manco io poco me l'aspettavo. Poi è impossibile che l'Udinese che non faccia gol il Monza. Vabbè, è finita, oh, facciamo la fine 5-0 perché sto 6-0, sto 5-1. Sarà sorgente più facile, ma mo questi ci trovano fino alla fine almeno a fare un gol. E la faccio finire così. Spingi a Silvestri, mancano 3 minuti, dobbiamo resistere a questo risultato, non le facciamo neanche le occasioni, perché ragazzi, se no le rezze durano 3 ore. Spingila! Forse questo è l'ultimo rinvio. Sì. Penso sì. 2:59, si ferma il tempo, allora è finita. Vabbè ragazzi, sto mettendo durata più del solito, perché te lo devo fare di bene, ma che go. Ecco, yeah, lights. Nel frattempo parlo di Milan-Napoli. Allora ragazzi, per noi non è una partita difficile, non è una partita facile, al San Siro giochiamo pure. Qua mi sa che giocare è pure difficile, perché il Milan è una big, io qua ho giocato contro il Monza, che squadra è il Monza. Nella realtà non è scarsa, però, ragazzi, non è neanche una big da sottovalutare. Vabbè, forte il Monza, non è una big, lo ripeto, c'è tutti i gol. 21 minuti, 4-0. Che cuore sta parata. Fortuna.
Palo, wow, quello ha preso il palo, pensavo che era uscita, perché non vedo? Guardate, appena sono salito ho segnato. Io pensavo che quello per sbagliare era in porta, invece è gol qua. Wow, infatti, è uguale al gol di Rachmani di piede, il portiere che fa così contro la Salernitana. L'ha presa l'età 2-1 al 2024, perché pensavo che guarda qualche anno, oppure una Michele finirà 2-1 nella Salernitana e finirà con il gol di Rachmani. E tra l'altro si è andato al 96esimo. Uomo, che un gol fatto assist, tutto assist. Oh. Dove l'avete fatto diversi uno? Vabbè. Ragazzi, ora ciao, mi danno a vedere la prossima giornata. Ciao.